finalmente in campo. Questa è la notizia più importante, e poi rimane un'impresa su un campo, il più difficile campo forse, insieme al vostro del campionato. Beh, no, aggiungere ancora Bagnara, che secondo me fino alla fine potrà sicuramente dire la sua. Gli Stingers sicuramente saranno in ripresa anche dopo questa pausa, che secondo me un po' li ha rimessi in gioco. La cosa importante, come dicevi tu, era ritornare a giocare. Siamo contenti di averlo fatto, anche se avevamo un po' di ruggine addosso, però stasera la vittoria passa in secondo piano. Volevo approfittare dei tuoi microfoni e del tuo sito, appunto, per fare migliori auguri di pronta guarigione al nostro presidente, che in questo momento attraverso un momento un po' particolare, speriamo di riabbracciarlo presto con noi. Obiettivi adesso è nuovamente primo posto, senza burocrazie del caso, è primo posto un'altra volta con carta e penna alla mano. Dove volete arrivare? Ripeto, l'obiettivo era far crescere qualche giovane che stasera, causa Covid e causa infortuni, in realtà non era con noi. Gli infortuni dopo la ripresa si sono fatti sentire, quindi ovviamente, però l'obiettivo è far crescere loro sicuramente. Stasera Zicari ci ha dato una grossa mano, Rennis ci ha dato una grossa mano, senza ovviamente dimenticare i senior, Campilongo, Filppo, che comunque ovviamente ci hanno una mano durante la settimana, ma soprattutto anche nel campo, tengono unito un po' questo gruppo. Che hai pensato dopo la bomba di Rennis? Bella, bellissima. Rennis, gioia e dolori, veramente, perché lui è genio e sregolatezza, te lo dico senza... è capace di fare... come dire, di essere un giocatore di striscia in maniera impressionante. Parlavamo con Santo, appunto, dice, ma io gliel'ho lasciata perché lui ha questi numeri, ce li ha, è capace, almeno a questi livelli, chiaro, è capace di fare una buona striscia, per cui era chiaro, voleva dire che comunque la partita stava prendendo il verso giusto, buon rientro, per noi almeno. Certo, buon rientro, grazie. Grazie.